Un mondo che non ricordiamo. Quando ero bambino, scendevo per strada, trovavo gli amici, giocavamo a pallone. Ma oggi agli amici nessuno più bada e a calcio si gioca premendo un bottone. Quando ero bambino, i miei genitori mi leggevano le fiabe e con la fantasia vedevo principi e re, regine di cuori e le dolci fatine con la loro magia. Ma oggi, purtroppo, le fiabe hanno perso interesse e i bambini di oggi solo vogliono giocare con i videogiochi o la Nintendo DS. E i bambini di oggi non sanno più sognare. Qualcuno dirà che sono antiquato, perché penso che ancora sia un gran privilegio poter a piedi nudi correre su un prato o sapere arrampicarsi sopra un ramo di ciliegio. Il computer, sì, lo ammetto, ci semplifica la vita. Grazie ad internet adesso si fa tutto in un momento. Ma attonito e smarrito mi chiedo dove sia finita l'arte nobile e romantica del corteggiamento. Un tempo si dovevano spedire delle rose se volevi entrare nelle simpatie di lei, ma ora sono davvero cambiate troppe cose. Ora è sufficiente spedire delle mail. Non so se questi sembrano discorsi da vecchi. Non so se vi ho descritto un mondo che più non ricordiamo. So però quanto è bello guardarsi negli occhi, invece di usare una tastiera per dirsi ti amo. Quindi spero tanto che voi mi capiate, se rimango affezionato al mondo mio di ieri, quel mondo che anche voi spero un giorno ricordiate. Un mondo in cui anche i problemi si affrontavano volentieri.